La vera notizia è che il Gran Premio si corre e che l'ippodromo, dopo alcuni mesi di abbandono, è salvo. Garantita la continuità della corsa al trotto più prestigiosa d'Italia, sono quindi i cavalli a riguadagnare il centro della scena con lo storico Gran Premio Lotteria giunto alla 64esima edizione. Qui c'è una partnership tra le istituzioni, con il sindaco che le rappresenta, e imprenditori napoletani che hanno investito. Napoli ormai si candida ad essere sempre più una città autonoma, una città che ce la vuole fare da sola, con la sua potenza, con le sue forze, con la sua energia, con la sua passione per difendere le proprie tradizioni e per innovare. Quindi io sono veramente entusiasta di questo laboratorio ippodromo, dove dentro ci sono il comune, il sindaco, le istituzioni e tanti imprenditori d'eccellenza della nostra città. Questo è un tesoro, questo luogo, per l'Ippica, ma non solo per l'Ippica, per gli eventi, per la musica, per la cultura, per la socialità, per il teatro, per i raduni, per i concerti, per lo stare insieme. L'ippodromo come la mostra, lo zoo che abbiamo rilanciato, come le Dellande che stiamo per rilanciare, così come le Terme di Agnano. Napoli sempre di più sarà una città autosufficiente. Il via ufficiale della giornata è stato dato con il saluto al pubblico di Varennes. Il capitano ha fatto il suo ingresso su quella stessa pista che lo ha visto trionfatore dal 2000 al 2002, quando fece registrare il record di presenze in un ippodromo italiano con 25.000 persone sulle tribune di Agnano. Varennes ha sfilato come una vera stella, mentre i driver dei 24 cavalli partecipanti al 64esimo Gran Premio Lotteria hanno effettuato un tour a bordo del City Sightseeing, l'autobus rosso a due piani scoperti che accompagna i turisti in giro per Napoli. Parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluta alla sezione napoletana della LILT, Lega Italiana Lotta Tumori.